se riaprire, rinnovare l'istruttoria come noi chiediamo o se invece procedere e andare direttamente a sentenza. È stata rinviata al prossimo 11 marzo la sentenza d'appello per la morte di Martina Rossi, la ragazza di Genova caduta nel 2011 da un terrazzo a Palma de Mallorca. Oggi è stata la giornata delle ringhe difensive che hanno chiesto la riapertura dell'intera istruttoria. Le ipotesi sul tavolo sono tutte aperte. Ovviamente noi non ci arrenderemo, fosse anche che fossimo costretti a portarla davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. È stata la prima volta in 9 anni che 2 ragazzi si sono esposti in prima persona al processo e soprattutto gridando a gran voce davanti al giudice. Sono innocente. Ha voluto parlare perché ha voluto ribadire la sua assoluta estraneità ai fatti e la sua innocenza. Questo è quello che ha detto il mio assistito e voleva che queste parole restassero agli atti del processo. 8 anni, io Martino non ce l'ho più. E loro invece con i suoi genitori, che tra l'altro sorridono anche complessivamente, no? L'aria non è un'aria triste, la tragedia, ma per me sì, per me Martina non c'è più e ce l'ho sempre. E la ragione di questo processo è perché qualcheduno ha creato una situazione per la quale Martina è morta, questo da un punto di vista, diciamo così, della sentenza. Questa è la sentenza 3+3 perché omicidio colposo è morta in conseguenza di altro reato, ma conseguente a un tentativo di violenza sessuale. E Alessandro Albertoni, uno dei 2 ragazzi, ha ricostruito quelle ore nell'albergo a Palma de Mallorca. Ha detto: Martina era fuori di sé, è venuta vicino a me, aveva gli occhi rossi e mi ha addirittura aggredito, provando a soffocarmi. Ha detto di essere stato aggredito proprio da Martina. Aggredito? Sì, è certo, perché lui aveva, come dire, un graffio sul collo. Martina si è difesa. Quando ci hanno tolto gli scalzoni, perché Martina sale su, naturalmente penso coi calzoni, no? Bussa alla porta, entra, succede quel che succede, a un certo punto i calzoni ce li levano, quando muore giù così c'ha le mutandine perché non ce l'hanno riuscita a togliere. Ci più di una volta è stato detto perché Luca non l'ha fermata, le parole del babbo sono state ripetute più volte in aula. Perché... Luca, ripeto, Luca e lui dormiva con l'iPod nelle orecchie, con la musica delle orecchie, quindi non si è reso conto di nulla.